sono il simbolo dell'atteggiamento predatorio dell'uomo, sono i 90 lupi di Liu Ruowang, esposti in Piazza Pitti e Piazza Santissima Annunziata a Firenze. Un ritorno alla natura selvaggia con un legame profondo ai mesi trascorsi in piena pandemia Covid. È un branco di ferro minaccioso che però non deve far paura. I lupi in arrivo, prima installati a Napoli e poi a Firenze, sono un appello disperato alla salvaguardia ambientale di tutto il paese. Noi abbiamo tre gruppi di lupi sulla piazza. C'è un gruppo, quello principale, che si avvicina al portone centrale di Palazzo Pitti, poi c'è un altro branco di lupi che si avvicina al secondo portone, al portone della soprintendenza, e poi il terzo branco di lupi invece va verso la città, verso Palazzo Vecchio, e quindi anche qui il tema della natura che ritorna dentro alle città e che ci ricorda l'importanza di non dimenticarci della forza della natura. Un aspetto molto interessante è quello che Liu Ruowang infatti si fece ispirare anche da alcuni esempi eccelsi proprio italiani. Pensiamo alla chimera di Arezzo, le pose di alcuni dei lupi sono proprio presi dalla chimera, e quindi abbiamo anche un'intrinseca relazione artistica tra la Toscana e la Repubblica Popolare Cinese.